Come fanno gli uccelli a orientarsi quando migrano, percorrendo migliaia di chilometri? Come fanno a sapere che volando in formazione a V risparmiano energia? Come fa il castoro a sapere come si costruisce una diga e quali materiali usare? Chi ha insegnato al ragno i criteri geometrici con cui tesse la sua tela? La diversità e i comportamenti istintivi che osserviamo in natura sono ancora più meravigliosi se consideriamo da dove nascono. Una speciale molecola detta acido desossiribonucleico, o più semplicemente DNA. Ogni molecola di DNA è formata da una serie di molecole più piccole dette nucleotidi: citosina, guanina, adenina e timina. Questi nucleotidi sono concatenati in lunghi filamenti che formano una doppia elica. Proprio come combinando le lettere dell'alfabeto si possono formare parole diverse, così questi quattro nucleotidi C, G, A e T sono disposti in sequenze specifiche, a ciascuna delle quali corrisponde un amminoacido. A loro volta, questi amminoacidi sono le unità fondamentali di cui sono fatti tutti gli esseri viventi. Per quanto sembri incredibile che si tratti di una gigantesca sequoia o di un'esotica orchidea, di un'enorme megattera o di un neonato, le caratteristiche di ogni organismo vivente sono tutte codificate nella stessa maniera, all'interno del progetto scritto nel suo DNA. Cos'è che ci distingue da tutte le altre creature sulla Terra? Cosa ci rende così straordinari? Cos'è che ci distingue da tutte le altre creature sulla Terra? La capacità di ragionare. Il nostro innato bisogno spirituale. La capacità di amare. Sono tutte cose che ci distinguono dalla creazione animale. Le cellule, i minuscoli mattoni di cui è fatto il nostro organismo, sono progettate in modo da rigenerarsi di continuo. Anche dotati di un organo straordinario, un capolavoro di progettazione dal potenziale inesauribile. Il nostro cervello ha circa 100 miliardi di cellule specializzate dette neuroni. Ciascun neurone è collegato con migliaia di altri. Alcuni hanno ben 250.000 di queste connessioni. In questa rete neuronale sono immagazzinate tutte le informazioni che fanno di noi quello che siamo. Siamo dotati di creatività e capacità di apprendimento illimitate.